Un capodanno di grande successo e quanta gioia nel vedere le piazze che sono tornate a riempirsi. Scrive su Facebook Dario Nardella che ieri sera ha brindato in Piazza della Signoria, dove candidi acrobati si sono calati dalla Torre di Arnolfo in una suggestiva performance tra musica e giochi di luce. In effetti, di gente a Firenze ieri sera ce n'era moltissima, migliaia di persone, con tre piazze che hanno proposto spettacoli, oltre alle marching band, in Oltrarno. Un'offerta, hanno scritto in molti sui social, forse non all'altezza del capoluogo toscano, soprattutto nel primo anno libero da restrizioni, dopo quelli della pandemia. Ma le lamentele maggiori si registrano sul fronte botti. Vietati da un'ordinanza del sindaco, hanno invece risuonato in ogni zona della città, anche a pochi passi da pattuglie di forze dell'ordine posizionate a presidio della notte di festa. E non sono mancati i feriti. Quattro le persone vittime dei botti tra Firenze e Sesto Fiorentino. A Firenze il più grave è un 14enne colpito da un petardo all'occhio che si trova in prognosi riservata all'ospedale Meyer. Un 11enne ha invece riportato una ferita al piede, per lui la prognosi è 10 giorni. Ferito alla mano da un petardo anche un 17enne. A Sesto Fiorentino un 39enne ha riportato una ferita a un occhio, per lui prognosi di 10 giorni. Nella nottata si sono poi registrati, fanno sapere dal comune, alcuni incidenti stradali, ma senza gravi conseguenze. Tra questi, un'auto si è scontrata con un monopattino nella zona di Rifredi, intorno all'una, e ci sono stati tre scontri a causa di conducenti ubriachi. In via Paisiello, una Ferrari è andata a sbattere contro quattro auto in sosta, provocando forti danni. Il conducente, che era scappato abbandonando il mezzo, è stato rintracciato questa mattina. Oltre a varie multe, gli è stata ritirata la patente. Aveva esaurito i punti.